In qualche modo facciamo. Ecco, anche perché il mio compito, come abbiamo sottolineato l'avvocato Bonanni, è di un livello inferiore, nel senso che la soluzione del problema in termini di riconoscimento o meno del sostegno pubblico è una questione che va risolta in sede istituzionale, in sede legislativa, eccetera. Qui il problema riguarda invece le singole situazioni concrete e quindi gli elementi attraverso i quali quelle situazioni possono essere riconosciute in sede giudiziaria, quindi distinguere da dove il diritto c'è o non c'è, un diritto che è stato sancito, un diritto che è operativo al momento. Ci sono delle caratteristiche importanti, nel senso che intanto la giurisprudenza si è mossa nel riconoscere operativo in ambito pubblico quello che è il nodo giuridico fondamentale nell'ambito del diritto privato, cioè l'articolo 2087 del Codice Civile, dove in relazione al quale c'è un obbligo del contraente datore di lavoro di garantire la dignità e la salvaguardia psicofisica del lavoratore. Quindi questo principio diventa un principio generale che attraversa il diritto privato e il lavoro privato ed il lavoro pubblico. Ci sono anche qui delle regole per quello che riguarda il problema fondamentale, cioè la dimostrazione in giudizio, l'onere della prova, quello che si chiama onere della prova nell'ambito dei giudizi, che è semplificato per quello che riguarda il lavoratore, perché il lavoratore deve dimostrare la situazione lesiva, cioè che la condizione ambientale è una condizione pregiudizievole, mentre si innesta poi l'obbligo del datore di lavoro di dimostrare di aver fatto tutto il possibile in relazione a un quadro tecnico, di esperienza tecnica non limitata allo standard, al consueto, anche avanzata nei suoi profili tecnologici per evitare questo tipo di danno e di pregiudizio. Quindi già abbiamo un contesto in cui lo spazio di dimostrazione è piuttosto agevole. C'è una cosa da sottolineare, ne parlavamo questi giorni con l'avvocato, cioè è il contesto in cui si svolge l'attività di un peculiare lavoratore come il militare o comunque l'addetto alla sicurezza, che possa essere appunto polizia o carabiniere, l'ordine pubblico, eccetera. Il discorso riguarda l'obbligo di protezione. Come si esplica questo ordine, questo obbligo? Allora, si dice: al dovere del militare di esporsi al pericolo stricto sensu bellico, qui la peculiarità sta in questo: il militare è esposto a un rischio comunque, però è un rischio tipico, è un rischio legato a situazioni specifiche appunto, come il nostro titolo sa, di guerra o di pace da garantire. E però a questa situazione particolare si contrappone il dovere dell'amministrazione di proteggere il cittadino soldato da altre forme prevedibili e prevenibili di pericoli non strettamente dipendenti da azioni belliche, apprestando i necessari presidi sanitari di prevenzione e cura e dotandolo di equipaggiamento adeguato o quantomeno non del tutto incongruo rispetto al contesto. Quindi anche rispetto a questa situazione particolare esiste un obbligo di protezione, un obbligo di protezione e prevenzione che si muove nella logica della protezione nel contesto ambientale. Ecco, in particolare il riferimento è alle missioni all'estero.
Perché le missioni all'estero? Perché sono quelle che, in particolare quella del Kosovo, ha evidenziato questa esposizione a problematiche legate alla composizione del materiale bellico. Il problema dell'uranio impoverito è un problema che è emerso in maniera significativa proprio nell'ambito di quelle missioni. Abbiamo detto abbiamo 7.000 dei nostri impegnati in 40 missioni all'estero, quindi questo diventa un profilo particolare su cui la giurisprudenza si è mossa. Quindi missioni all'estero che sono missioni di pace ma involgono profili di rischio bellico, l'amministrazione della difesa versa in una condizione di responsabilità di posizione che cui fa eccezione solo il rischio oggettivamente imprevedibile, cioè quello legato al caso fortuito, ma in cui rientra il rischio da esposizione ad elementi che, benché non ancora scientificamente acclarati come sicuro fattore eziopatogenetico, ciononostante lo possono essere secondo giudizio di implausibilità logico-razionale. Come vedete, c'è un ampio spettro di intervento su questo, in questo tipo di situazione. In dettaglio si dice: allorché su disposizione dei competenti organi della Repubblica si inviano uomini in missione all'estero, l'amministrazione della difesa è giuridicamente tenuta ad informarsi preventivamente della concreta ed effettiva situazione militare, politica, sociale, sanitaria, ambientale del contesto operativo, ad accertarsi della piena idoneità psicofisica dei militari adottando tutte le opportune profilassi, a fornire al personale tutti gli strumenti di protezione individuale ragionevolmente utili al fine di prevenire i possibili rischi, ivi compresi quelli connotati da una bassa probabilità statistica. Il problema ulteriore sul piano della dimostrazione è quello del nesso di causalità. Cioè il problema è la correlazione, quello è il dato fondamentale in sede giudiziaria, il dimostrare che quel tipo di affezione, che può essere multicausale, cioè dipenda da quella situazione di esposizione a rischi di carattere ambientale. Ora, anche qui c'è un... diciamo la giurisprudenza si va sviluppando nel senso di valutare questo nesso di causalità nei termini più ampi. Si fa riferimento all'articolo 41 del codice penale, dove qualunque causa che sia stata accertata come possibile, diciamo, che abbia concorso a determinare il pregiudizio, ha una sua rilevanza indipendentemente dal concorrere di altre situazioni. Quindi in una multifattorialità ciò che rileva è la presenza di quell'elemento. Che va considerato, qui poi c'è anche un problema di valutazione della incidenza della causa, che non va valutata come in ambito penalistico nel senso della certezza, no? dell'efficienza della causa, ma secondo il criterio probabilistico-statistico che opera in ambito civile, cioè quello del più probabile che non. Questo è il... Quindi anche qui, come vedete, c'è una larghezza di valutazione. Questi sono tutti i principi che sono stati affermati nell'ambito di una sentenza che aveva riferimento, cioè è un po' la sentenza ponte. La vedova Pinzala riguarda un uomo, un militare italiano di 42 anni che è praticamente deceduto per mesotelioma dal rientro dal Kosovo. Siamo in causa ormai da 10 anni dalla morte del marito, gli orfani avevano pochi anni e quindi il TAR del Lazio
ha deciso questo. Il Consiglio di Stato pure. E poi il Consiglio di Stato ha confermato questi principi. Esattamente, su questa base. Stavo dicendo qui Ponte perché la causa del pregiudizio fisico è poi stato il problema dell'amianto, cioè l'esposizione all'asbesto. In questo caso specifico amianto e uranio impoverito, buttando delle bombe con uranio impoverito, quei proiettili, bombe, razzi, eccetera, i nostri militari hanno svolto servizio in questo ambito senza protezioni. Quando sono tornati sono tutti ammalati, chi più chi meno, e quindi il caso del maresciallo Lazzari, infermiere, praticamente era stato comandato di soccorrere le popolazioni e quindi è stato inondato di radiazioni. Radiazioni, metalli pesanti, eccetera, quindi è deceduto poi al rientro in patria all'età di 42-43 anni, con due orfane. Io infatti lo segnalavo come caso Ponte che determina lo spostamento di cui parlava il nostro moderatore, lo spostamento dell'associazione dall'ambito specifico dell'amianto verso situazioni che comprendono anche rischi più ampi, ma che comunque sono in qualche modo correlati. Qui entriamo poi, ci spostiamo un po' su quello che si diceva circa le condizioni dell'esistenza del diritto. Molto spesso si è contestato che il riferimento è stato fatto specificatamente alle missioni all'estero e quindi l'oggetto del giudizio è stata la contestazione della presenza dei soggetti nell'ambito di queste missioni e quindi nei luoghi di pace. Una di queste cause, appunto, è quella in cui poi la giurisprudenza, qui in particolare parliamo del Consiglio di Stato, del 9 agosto 2021 numero 5816, che ha riconosciuto come il riferimento in questo specifico caso è riuscito ad accertare che la presenza nella missione all'estero era comunque accertata perché era stato documentato dalla CTU, dalla consulenza tecnica. Però non è solo questo l'ambito, no? L'ambito è più ampio. Anche dei metalli pesanti, delle sostanze chimiche, tutela di chi è abitato vicino ai poligoni di tiro, eccetera. Perché quello che rileva in queste per accertare la sussistenza del diritto è la presenza appunto nel fisico del soggetto interessato di quelle sostanze che si leggono. Il problema è questo, quindi indipendentemente dalla situazione della missione all'estero, quindi dall'essere in un luogo così caratterizzato, il problema è l'essere stato comunque colpito. Qui parliamo di benefici che prescindono da una situazione di risarcimento del danno fisico. Cioè c'è una provvidenza che viene comunque riconosciuta a soggetti che hanno avuto questa esposizione essendo stati impegnati in condizioni che si dice straordinarie. Cioè il problema è non è solo quella situazione, la presenza in determinati luoghi, ma essere il servizio caratterizzato da determinate, per esempio le condizioni ambientali ed operative, il solo fatto per esempio di fare servizio in un poligono di tiro diventa una delle condizioni, perché il problema è l'esposizione all'uranio impoverito o metalli pesanti, solventi per pulire le armi, i nostri militari sono esposti a una miriade di rischi.
Quindi il militare interessato a percepire quella speciale elargizione non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità fra esposizione all'uranio impoverito e la neoplasia da cui sarebbe stato colpito. Se il fatto accertamento è necessario, ove l'interessato svolga una domanda di risarcimento, ossia assuma la commissione da parte dell'amministrazione di un illecito civile consistente, vi sto leggendo la sentenza, di adeguate forme di protezione con conseguente contrazione di infermità. Quindi qui in questo caso l'onere della prova grava sul soggetto, sia pure, come avevo detto, sulla base di quel criterio più che probabile. Laddove invece l'istanza tende alla percezione della speciale elargizione, si verte in un diverso ambito indennitario il cui presupposto è diverso. Nel primo caso l'integrazione di tutti gli elementi propri di un'ipotesi di responsabilità civile, nell'altro caso l'esistenza solo di particolari condizioni ambientali e operative connotate da un carattere straordinario rispetto alle forme di ordinaria prestazione del servizio che siano la verosimile causa dell'infermità. Il risarcimento del danno compete a chiunque dipende dall'effettivo danno, diciamo a chiunque abbia effettivamente riportato il danno, mentre la speciale elargizione spetta solo ai soggetti individuati dalla legge ed è quantificata a monte in misura predeterminata. Il fatto che allo stato delle condizioni scientifiche non sia acclarata l'effettiva valenza patogenica dell'esposizione all'uranio impoverito non osta dunque al diritto alla percezione dell'indennità che comunque spetta allorché l'istante abbia ben contratto. Esatto. Quindi se c'è un danno passa, non c'è per un problema. Quel tipo di beneficio che è economico, ora a chi spetta quel beneficio mi rifaccio a quanto cerco di stringere, mi rifaccio a quanto diceva l'avvocato Bonanni, cioè la necessità riconosciuta in sede giudiziaria della estensione del beneficio quantomeno ai figli non a carico. Ci sono sentenze di questo tipo e questa sarebbe una situazione che diciamo necessariamente da considerare, perché nella concezione la lesione, il danno, come dicevi tu, anche dal punto di vista psicologico, è un danno che prescinde, esatto, dal fatto di avere un'autonomia economica o meno. Quindi questi due aspetti sono stati considerati, ma ecco, io vi volevo soffermare su questo ultimo punto che abbiamo toccato e che viene ribadito in altra sentenza, questa è la Corte di Cassazione, dove si dice che l'accertamento, anche in chiave meramente possibilistica, del collegamento tra le circostanze di fatto esposte in sede giudiziaria e la patologia, quindi il pregiudizio psicofisico che è stato riscontrato non consente di intervenire, no? Di riconoscere il diritto anche al di là della certezza della connessione causale. della connessione causale. Cioè in questo momento, e qui va considerato anche questo spostamento della giurisprudenza in avanti sul piano della responsabilità, qui si va dalla visione tradizionale della prevenzione. Abbiamo visto il 2087 che dice come il datore di lavoro debba essere tenuto a prevenire facendo leva sulle conoscenze tecniche, sulla propria esperienza, a prevenire i danni, ma qui siamo oltre, cioè siamo a un principio di precauzione.
no, al di là della certezza, della efficienza causale di quello, qui parliamo anche, abbiamo sentito in sentenza, dell'uranio impoverito, al di là di questo è necessario a predisporre dei presidi a protezione dei soggetti, perché gli eventi ci sono. Quindi questo principio di precauzione che viene dalle disposizioni fissate in sede europea sul piano ambientale, sul piano della tutela della salute, sul discorso cibi, a cui il governo attuale sembra molto, molto sensibile, il problema della protezione dei cibi, esatto, protezione alimentare. Quindi da qui si va spostando su altri ambiti per, garantire di fronte a una situazione di incertezza della scienza la possibilità di una protezione che ci sia comunque. Certo, siamo sul guado, perché ci sono tendenze contrapposte, c'è la tendenza massimalista, che è quella di dire che al di là di quello che è il livello delle conoscenze scientifiche, la protezione va comunque assicurata, quindi con eliminazione di le ipotetiche cause di pregiudizio. Mentre dall'altra parte si dice che bisogna lasciare che le questioni si evolvano, che la scienza valuti queste situazioni e che quindi non ci sia il divieto, no, di utilizzare queste situazioni, queste evenienze, che si determinano queste evenienze pregiudizievoli. Noi abbiamo avuto nel nostro ordinamento questa contrapposizione l'abbiamo vista sulla vicenda Ilva, sulla vicenda della Corte Costituzionale, che in un primo tempo si era pronunziata per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, avendo messo sul piatto la salute del lavoratore e la salute dei lavoratori da una parte, il diritto alla salute dei lavoratori e non lavoratori, perché lì il problema ambientale è più ampio, e dall'altra parte il problema della perdita dell'occupazione, il lavoro. Quindi in questo primo vaglio, no, in cui appunto si è messo il termine di paragone, erano questi due diritti, la Corte ha dato ragione a chi, alla tesi minimalista, a chi dice si va avanti e poi vediamo com'è la situazione. Però questa situazione si è ribaltata 6 anni dopo, dove di fronte al permanere dei rischi, di fronte al permanere di condizioni ambientali che erano accertate come pregiudizievoli, allora il giudizio si è rovesciato, mettendo in campo di fronte al problema della salute della cittadinanza il problema della continuità economica, cioè si è spostata l'attenzione. Il problema non era più l'occupazione, perché il lavoro è stato riguardato come un qualcosa che comprende la salute del lavoratore, cioè l'occupazione è un diritto che però pretende che vi sia un contesto di protezione ambientale, per cui il lavoro non può essere tutelato qualsiasi sia la condizione in cui viene svolto. E a questo punto quindi il problema lavoro è stato assorbito nell'ambito della salute. Che cosa rimaneva? Rimaneva la continuità dell'attività imprenditoriale. Bene, di fronte a questo la Corte Costituzionale ha detto l'attività non può andare avanti a scapito di un diritto fondamentale, qual è quello dell'articolo 32. Grazie. Avevo detto che sarebbe stata una... Tu vuoi aggiungere ancora qualcosa, Ezio? Sì, perché lo voglio...
del professor De Maria. Di parole semplici nel senso non tecnico, non tecnico giuridiche, nel senso che in ambito civile occorre rendere la prova del nesso causale sul più probabile che non, con rilevanza anche della concausa. Nel campo previdenziale, come dice il Consiglio di Stato, praticamente l'onere della prova è a carico dell'amministrazione, o meglio, in previdenziale va riconosciuto anche in caso di incertezza. Un ulteriore Consiglio di Stato, 837 del 2016, caso Motta, discusso da me e dal collega avvocato Gambino, il Consiglio di Stato anche in sede civilistica per un caso di un marinaio imbarcato che torna a 30 anni a 3 cancri, è partito che era sano, dice il Consiglio di Stato, tu mi devi dimostrare com'è possibile che questo qui a 30 anni ha preso tutta questa situazione. Quindi, e che come mai tutti gli altri, quando sono tornati, la gran parte erano malati. Quindi si ribalta l'onere della prova di fronte a determinate situazioni, che è quella situazione, quella condizione che il TAR del Lazio, sentenza 80 del 2022, riferito al caso Lazzari, addirittura dice la difesa della patria deve essere, va di pari passo con la tutela della salute. Quindi i nostri militari non debbono essere sottoposti ad ulteriori rischi se non quelli bellici. Quindi questo è il quadro. Allora il tavolo, il ponte istituzionale che il nuovo governo potrebbe recepire naturalmente dopo attenta riflessione giuridica è proprio quello di queste sentenze, cioè di quello della Cassazione e del Consiglio di Stato. Il professor De Marinis, in un importante convegno che l'ONA ha organizzato col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, presente anche il Presidente del Tribunale di Milano e importanti, illustrò proprio questo aspetto, e che laddove c'è, anche in sede civilistica, se c'è un rischio, quindi tu mi hai esposto a un sacco di rischi, non hai valutato le condizioni, eccetera, e io mi ammalo, tu mi devi dimostrare che la mia malattia derivi da qualche altra cosa, a maggior ragione se io sono un giovane militare di 25, 30 anni o anche 20 anni, sono in ottima salute, torno e tornano tutti gli altri, tutti i malati. Quindi questi sono principi, quelli della Cassazione, Consiglio di Stato, che piuttosto che continuare con decine e decine di cause si potrebbero affrontare. Tra l'altro ci sono organi dell'Avvocatura dello Stato e c'è anche il Consiglio di Stato. Ma proprio tenendo conto di questo avanzare, esatto, dell'orientamento della giurisprudenza più a favore di questa agevolazione della prova. Potrebbe definire in questi termini. Bene, ma allora grazie di questo contributo, di questa precisazione importante, e a questo punto ascoltiamo Fabrizio Proietti, professore di diritto del lavoro, che ci porta ulteriori elementi come fa di solito. Grazie per l'iniziativa, ringrazio tutti i presenti in sala e soprattutto coloro che sono qui come testimoni e come stimolo all'attività dell'osservatorio e di tutte le istituzioni, perché non dobbiamo dimenticare che qui non stiamo tutelando interessi di gruppi, stiamo tutelando la salute di tutti con il nostro contributo, ognuno per il ruolo che ricopre. E non voglio parlare di esperienze dirette in sede giudiziaria, condivido l'impostazione saggia dell'amico Ezio Bonanni che mi ha spinto ad unirmi alla vostra famiglia, alla nostra famiglia, perché ritengo che qualunque decisione giudiziale in situazioni come queste sia una sconfitta dello Stato, perché non bisogna arrivare ad alcuna definizione in sede giudiziaria. Questo perché? Perché intanto qual è il filo rosso che lega anche tutti questi arresti giurisprudenziali, spesso coraggiosi, spesso timorosi, spesso esitanti, delle diverse fasi della giurisdizione? Perché non dimentichiamo che qui rischiamo una triplicazione minimo o quadruplicazione del contenzioso nelle diverse sedi competenti, che è una follia. No? Sono giudice civile, giudice del lavoro, TAR,
Corte dei Conti, cioè siamo già a quattro. È una follia. Tra l'altro, nel panorama internazionale comparato, questo non esiste. Cioè, se noi facciamo la comparazione tra i reduci delle missioni statunitensi, no? In ambito NATO o non NATO, ONU, non c'è tutto questo. Lì esiste addirittura un meccanismo di punitive damages nei confronti dell'amministrazione statale della difesa degli Stati Uniti d'America. Non parliamo dell'ultimo paese del mondo. Cioè hanno quantomeno l'onestà di dire, io per accidenti professionali seguo addirittura una entità strutturata su base assicurativa del Pentagono in Italia e tutte le basi NATO in Europa, che addirittura tutela i familiari dei reduci dal rischio psicosociale. Quindi anche lì abbiamo avuto luci e ombre sull'uranio impoverito e sulle sostanze legate a metalli pesanti o agenti chimici patogeni, perché evidentemente entrano in gioco degli interessi, dire sempre nell'ottica della punitive damages del diritto nordamericano, perché lì entrano anche i produttori delle sostanze a base degli esplosivi. Ok. Detto ciò, la cosa molto molto rilevante di questa nuova stagione della tutela contro questo rischio per queste figure professionali particolari che svolgono una funzione dello Stato apparato, non dimentichiamo che le forze armate e comunque le forze dell'ordine svolgono una funzione dello Stato apparato non sostituibile dai privati, e quindi diciamo l'equilibrio giurisprudenziale che sta valorizzando anche a livello più alto della giurisdizione, no? Il riferimento che faceva l'amico Nicola De Marinis sul mutamento di orientamento anche della Suprema Corte di Cassazione significativo al riguardo. Okay. Ora, in questa logica che valorizza, come ancora lui ci ha ricordato poco fa, il principio di precauzione, io vorrei mettere l'evidenza rispetto ad un elemento di grande rischio per le istituzioni del nostro Paese, che è quello di vedere assoggettata la Repubblica Italiana a una procedura di infrazione in sede eurounitaria per violazione diretta, perché qua siamo in un caso di efficacia diretta. Il principio di precauzione è scolpito già nella prima stagione delle direttive tutela contro i rischi dei lavoratori, e devo dire qui non ci salverebbe nessuno, né in sede, chiamiamola amministrativa, dinanzi alla Commissione, né in caso molto frequente di trasposizione in sede contenziosa davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione, nella speciale procedura di repressione delle infrazioni dei Paesi membri. E questa sarebbe veramente un disdoro per il nostro Paese in un momento tanto delicato nelle relazioni internazionali, sovranazionali e eurounitarie. Peraltro, metto un'altra piccola pietruzza in questo dibattito, in relazione perché è interessante la prospettiva che sta emergendo in questo dibattito di oggi. È interessante perché dobbiamo renderci conto tutti, nei diversi ruoli, che non ha alcun senso ragionare su una classica, no? Visione statica, per cui in sede giudiziale ex post vediamo qual è il punto di evoluzione del riparto agli oneri probatori, per esempio sul nesso di causalità, sull'evento lesivo, sul più probabile che sì, più probabile che non, e nel frattempo la gente muore, le famiglie soffrono e chiaramente si allarga la macchia delle conseguenze negative di queste situazioni, che non è tollerabile in un paese che è unico al mondo, pone la tutela della salute nella Carta Costituzionale. Siamo l'unico paese al mondo che ha la tutela della salute, articolo 32, nella Carta Costituzionale. Quindi il passaggio è alla tutela dinamica preventiva, quindi ancora il principio di precauzione. E io chiuderei il mio intervento, sempre nello spirito della stimolo, della sollecitazione a trovare percorsi efficaci. Non è importante la novità, se volete neanche degli orientamenti giurisprudenziali, ma l'efficacia di un percorso. Cioè ci dobbiamo tutti interrogare. Qual è il percorso più efficace per prevenire? Allora, io
vorrei mettere un nesso, creare un, evidenziare un nesso ancora nascosto, in qualche modo ancora latente, tra la recente forzata, no, dinamica di innovazione legislativa dovuta alla sentenza 120 della Corte Costituzionale sulla libertà sindacale degli appartenenti alle Forze Armate e proprio l'efficacia, la implementazione del principio di precauzione. Perché dico questo? Siamo ancora in alto mare, la legge 46/2022 prevede tutta una serie infinita di passaggi normativi, certamente da snellire. A ottobre deve uscire un decreto attuativo, non è uscito, per febbraio si attenderebbe a fine mese un altro decreto attuativo, però siamo ancora lontani dalla effettività. Di che cosa? Il punto di snodo, sapete qual è? Questo accade anche, è accaduto anche nel lungo passaggio dal decreto attuativo delle prime direttive 626/1994 al testo unico 81/2008. Ah, dimenticavo, qualcuno aveva tuttora, qualche giudice di merito, ancora il dubbio che il testo unico 81/2008 si applichi agli appartenenti alle Forze Armate, ma non c'è dubbio che sì, ma non perché... Abbiamo dovuto discutere tante cause su questo, ma è pazzesco, si è dovuto pronunciare la Cassazione su questo. È semplicemente pazzesco, perché? Perché è nel principio di precauzione della direttiva dell'Unione. E ritorno a questo legame, io vedo un legame in prospettiva tra l'attività dell'osservatorio e le attività ancora paralizzate, ancora congelate, delle nascenti, già nate, formalizzate sul sito del Ministero della Difesa, ce ne sono 19, credo, censita ieri, di organizzazioni sindacali in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale, però c'è un punto, la misurazione della rappresentatività, che è ancora al di là da venire. Se non avremo la misurazione della rappresentatività di queste organizzazioni, non potremo procedere e vedere il vero passaggio storico dalle rappresentanze più o meno corporative, ma insomma ci siamo capiti, che hanno contraddistinto in qualche modo un embrionale, già prima della sentenza della Corte Costituzionale, tutela dei lavoratori sotto il profilo degli interessi collettivi. Qui siamo a un passaggio fondamentale. Io immagino una stagione di indizione di elezioni per la nomina dei rappresentanti, tra cui rappresentanti dei lavoratori delle Forze Armate per la sicurezza e per l'ambiente. In molti contratti collettivi, per esempio, questo è interessante, ci potrebbe essere uno spazio di innovazione legislativa, prendendo tesoro da queste implementazioni dell'autonomia collettiva nel settore del rapporto di lavoro privato, dove ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è stato attribuito anche questo compito della tutela ambientale all'interno dell'ambiente del lavoro, ma anche all'esterno, perché nella relazione introduttiva Ezio Bonanni ci ricordava anche, nella relazione scritta, quella che serve anche per i mezzi di comunicazione, le vittime civili, no? Si parla di un'epidemia sociale anche per quello che riguarda gli effetti sull'ambiente di queste situazioni assolutamente da evitare. Quindi io immagino, mi permetto di suggerire, di individuare questa linea in cui credo molto, una azione feconda di benchmarking, di scambio di esperienze anche con altre realtà di altri paesi che hanno avuto lo stesso problema. Immagino tutte le organizzazioni sindacali dei paesi appartenenti alla NATO, no? Immagino che il problema sia stato sentito e tu Ezio lo sai. E fare delle attività di informazione, formazione su quelli che saranno i rappresentanti dei lavoratori delle Forze Armate, perché non devono cadere dal pero su una cosa così importante. Devono essere in grado di individuare, di guidare, di orientare i loro superiori gerarchici, questa è la grande difficoltà, mi rendo conto, i loro superiori gerarchici, che la salute non ha prezzo e servire il nostro paese in qualunque contesto non può avvenire a prezzo della propria salute e del disastro nella vita della propria famiglia. E credo di aver illustrato molto molto brevemente e per pennellate, ma insomma quello che potrebbe essere già oggi un quadro di azione in una cooperazione virtuosa tra soggetti del terzo settore, come l'osservatorio è, e le istituzioni che hanno mostrato di non essere più sorde a questi richiami importanti della realtà. Vi ringrazio.
Bene, poi abbiamo un fronte francese aperto, ti ricordi l'interesse? Io farei gli altri relatori proprio sintetici, sì, in modo tale che il sottosegretario... Esatto, sì, perché sono le 10.40 e poi interverranno dopo, gli altri interverranno dopo. Assolutamente, io vedrei molto bene una testimonianza forte, quella del colonnello Carlo Calcagni, adesso magari un attimo più breve, così poi ascoltiamo Pasquale. Cari Carlo, 5 minuti, così prego. Li diamo a tutti 5 minuti e poi diciamo, poi dopo vi riascoltiamo nella seconda parte. Facciamo questa mozione d'ordine dei 5 minuti. No, ma infatti ero proprio stimolato dall'ascoltare gli esperti del settore norme. Praticamente noi abbiamo tutti gli ingredienti, sia le circostanze, nel mio caso, e quindi anche le norme a supporto. Intanto un sentito grazie da parte mia al sottosegretario alla difesa, Matteo Perego, che rappresenta il ministro della difesa Crosetto, che con la sua presenza dà un segno importante, perché poi come cerco di testimoniare ogni giorno con il mio quotidiano vivere, soprattutto tra i ragazzi, tra i giovani, nelle scuole che incontro in tutta Italia, in una intensa attività sul territorio nazionale, cercando di continuare a fare il mio dovere, anche senza la divisa, quella divisa che mi è stata strappata di dosso, perché si può svolgere il proprio dovere anche senza l'uniforme. Ogni cittadino può farlo. E un grazie particolare al Presidente Giorgia Meloni, che so quanto mi stima e quanto tiene alla tutela del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Allora dico, abbiamo tutti gli ingredienti, perché nel mio caso c'è tutto. Io ho avuto la fortuna, nella sfortuna della malattia, quando nel 2002 in un attimo la mia vita è stata stravolta e ho iniziato quello che tanti hanno definito il mio calvario. Ho iniziato il 28 settembre del 2002, ho quella come data di inizio del calvario, quindi più di 20 anni fa, perché è il giorno del compleanno di mia madre, che proprio nel giorno del suo compleanno era accanto a me nella clinica di Padova, 28 settembre 2002, dove subivo il primo intervento chirurgico al fegato, il primo di una lunghissima serie, tanti interventi, quasi sempre d'urgenza, tanto da aver decorato il mio corpo con oltre 300 punti di sutura ad oggi. Quindi le commissioni mediche militari mi riconoscono l'inequivocabile nesso causale, tanto che la commissione dell'ospedale di Bari nel 10 marzo 2005 scrive verosimilmente esposto a uranio impoverito. Io ottengo la dipendenza della causa di servizio, sono un fortunato ad aver avuto d'ufficio il riconoscimento, il nesso causale, c'è scritto, dimostrato con le biopsie di fegato, di midollo, di polmoni, esami del sangue, del plasma, delle urine, 28 tipi di metalli pesanti, tra cui l'uranio radioattivo, il cesio radioattivo, 24 patologie nell'ultima cartella clinica. Cioè le cartelle cliniche, le cataste di cartelle cliniche, perché poi la malattia fa il suo corso, è degenerativa, irreversibile. Io ieri sono stato 8 ore come un Cristo in croce nell'ospedale di Brindisi in nefrologia, perché faccio anche una sorta di dialisi, la plasmaferesi, che è ancora più pesante, perché buttano via 3 litri del mio plasma, quel plasma che abbiamo analizzato 2 settimane fa e in cui sono stati trovati valori di metalli impressionanti. Questo magari poi ve lo racconterà il dottor Montilla, che ha seguito quegli esami. Quindi ottengo il decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in cui
scrivono con massiccia contaminazione da metalli pesanti. Quindi le commissioni hanno accertato, il comitato di verifica ha verificato, quindi economia, finanza e ministero della difesa emettono decreto di causa di servizio. 2005, 17 anni fa, ti tutela, tu continui ad affrontare la malattia e speri che la tua famiglia, quella che ancora oggi, nonostante tutto, ritengo la mia famiglia, l'esercito, le forze armate, che ho servito con onore, perché quando nel 96 ero con il primo contingente della Forza Multinazionale di Pace nei Balcani, come unico pilota del primo contingente, sono stato encomiato, elogiato ed encomiato in zona di operazione dal comandante della Forza Multinazionale di Pace per aver portato a termine tutte le missioni di volo affidategli. Questo è scritto nello stato di servizio, con la massima professionalità, nonostante i rischi ed i pericoli, dando lustro all'esercito italiano e all'Italia intera in un contesto internazionale, ricevendo il plauso di tutte le forze multinazionali presenti in zona di operazione. Perché vi dico questo? Perché quell'encomio, come gli elogi, come quel verbale della CMO di Bari in cui è scritto verosimilmente esposto uranio impoverito, sono stati nascosti, sono spariti. Nel mio caso ci sono tutti gli ingredienti, tutte le circostanze, tutte le norme che mi tutelano, e allora cosa si fa? Si fanno carte false. Il Ministero della Difesa nel 2007, in risposta all'Avvocatura dello Stato, dopo aver chiesto un risarcimento del danno in via bonaria, perché mi avevano quantificato 100% di invalidità come causa di servizio, la prima categoria, con super invalidità, necessità di assistenza continua. Poi mi rivisitano per quantificare la percentuale di invalidità ai fini della speciale elargizione, perché mi riconoscono anche vittima del dovere, perché ho contratto l'infermità permanente del 100% per le particolari condizioni ambientali operative della missione, che è un codice che ingloba malati di amianto, malati di uranio, malati da vaccinazione e tanto altro, DPR 243 del 2006, che è uno dei risultati delle mie tante battaglie. Quindi cosa succede? Chiedo un semplice risarcimento in via bonaria, della serie pochi maledetti e subito, perché non è quello il mio problema. E allora l'Avvocatura dello Stato chiede ulteriori informazioni al Ministero di Difesa, che nel 2007 dichiara Calcagni non ha effettuato alcuna attività di volo nei Balcani. Davanti a questo documento l'Avvocatura dello Stato emette un parere negativo. Ovvio, se chiedi un risarcimento per un'attività non svolta, ma quel parere l'Avvocatura dello Stato sapete quando lo emette? Non nel 2007. Sarebbe cambiata la storia del problema uranio, perché c'era la prova vivente del problema uranio. Invece abbiamo avuto commissioni parlamentari d'inchiesta, tavolo tecnico nel 2019. Ministro della Difesa Trenta istituisce un tavolo tecnico con decreto ministeriale, quindi è esistito. Io ne ho fatto parte perché ero consulente e consigliere del ministro Trenta, abbiamo raggiunto l'obiettivo, invertito l'onere della prova, perché tutti sapevano, tutti conoscevano i rischi certi di chi andava, per chi andava ad operare in quelle zone, senza le informazioni, senza la tutela da parte del nostro datore di lavoro. Chiudiamo la relazione, la firmiamo in 16. Ispettore della Sanità Militare, generale Sebastiani, in testa, responsabile del tavolo, altre 15 persone insieme alla mia firma, che è l'ultima, è sparito. Questa relazione non c'è più. Questa avrebbe risolto il pregresso, il contenzioso, riconoscere d'ufficio
quei miei colleghi, quei miei amici che nel frattempo sono morti senza poter lottare, senza avere la possibilità di dimostrare, come ho fatto io, il nesso causale. Sono morti, le loro famiglie, i loro figli abbandonati. Qualcuno, c'è qui l'amico del San Marco, sicuramente conosce le persone, colleghi miei, colleghi suoi, che non erano stati riconosciuti del San Marco, e grazie alla mia attività, alla mia dimostrazione del problema, sono stati riconosciuti, e fortunatamente oggi i loro figli sono tutelati, perché poi questa battaglia è per i figli. E quando io quel parere, che l'Avvocatura dello Stato lo ha emesso 10 anni dopo, nonostante solleciti, attendevano, dice, questo prima o poi deve morire, no? Perché quel documento sarebbe uscito all'atto della mia morte, cioè, è questa la storia. Perché quel documento soltanto io potevo smentirlo e raccontare la vera verità di cui sono custode. Nel 2017 il Ministero doveva informarmi immediatamente del provvedimento e non lo fa, perde un altro anno e mezzo di tempo. A quel punto mi risponde semplicemente la sua domanda di risarcimento non può trovare accoglimento. È lì che chiedo perché. Causa di servizio, vittima del dovere, ruolo d'onore, ferito in servizio, mutilato in servizio. Ditemi perché. Le porte chiuse in faccia, i telefoni sbattuti. Facciamo l'accesso agli atti tramite i legali, viene negato l'accesso agli atti. Andiamo al giudice. Accesso agli atti tramite il giudice, lo negano anche al giudice. E dichiarano che non è... La mia documentazione è coperta da un segreto di Stato. Carlo, chiudi, perché così facciamo intervenire pure gli altri, poi continui dopo. Fino a che abbiamo pure chiesto al TAR condanna il Ministero e quindi toglie il segreto di Stato, e finalmente posso fare l'accesso agli atti, trovo questo documento in cui si dichiara il falso. Mi si gela il sangue pensando ai miei figli, perché se fossi morto avrebbero raccontato un'altra storia ai miei figli. E allora dico, finalmente questa storia si chiude. Un anno e mezzo per cercare di essere ascoltato, perché nel frattempo il ministro Trenta è stato sostituito dal ministro Guerini, che non mi dà ascolto, sotto il capo di Stato Maggiore Esercito non mi vuole ascoltare, il capo di Stato Maggiore Difesa non mi vuole ascoltare. Dopo un anno e mezzo scrivo alle Iene e denuncio il documento falso, l'ammissione del Ministero, che in autotutela aveva dichiarato che quel documento è stato erroneamente compilato, e nonostante io abbia chiesto un euro simbolico, ho detto io non faccio questa battaglia per un risarcimento migliorare, mi accontento di un euro simbolico, ve lo dimostro che non è una battaglia per i soldi. Perché di tutto posso morire con 24 patologie, ma non di fame. Ma voglio le scuse pubbliche per quello che mi avete fatto. Davanti a questo, cosa accade secondo voi? Che mi tolgono la divisa, mi revocano il servizio. Io ero richiamato nel ruolo d'onore dal 1 gennaio 2010, l'ho fatto per 11 anni, l'ho fatto per 7 anni anche gratis. E fino al 31 dicembre 2021, dal 1 gennaio dell'anno scorso, mi viene revocato un decreto di revoca. Motivazione? Prima causa pandemia, poi dicono no, non hai requisiti. I requisiti. Nel decreto di servizio, particelle, mutilato in servizio, hanno dichiarato che io non ho un'invalidità permanente di natura traumatica. No, con il 100% di invalidità hanno detto che non ho il requisito dell'80%, che è il necessario per essere richiamato. E si innesca di nuovo e vai e speri di poter vivere ancora per dimostrare un'altra volta la verità, e continui ad attendere che qualcuno... È una storia, Carlo, la tua è una storia incredibile. Sì.
che è la storia di tanti, è la storia di tanti. Quando abbiamo scritto al ministro Guerrini per sapere chi aveva messo quel documento là che diceva lui, il documento che avevano fatto questa cosa, erroneamente, e se il ministero, erroneamente, se il ministero avesse trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica, non abbiamo ottenuto risposta.